Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla storia del comandante Mykola Shors, una figura che trovo affascinante e coraggiosa, che ha giocato un ruolo significativo durante un periodo cruciale nella storia. Mykola Shors nacque il 6 giugno 1895 nel villaggio di Snofsk, nella provincia di Chernigov, nell'Impero Russo. Era il figlio maggiore di Alexander Shors, un ingegnere ferroviario, e Oleksandra Tavelchuk, una contadina. Dopo la morte della madre, il padre si risposò con Maria Podbelo, da cui ebbe altri 5 figli. Mykola frequentò la scuola parrocchiale di Snofsk e poi la scuola militare di assistenti medici di Kiev, dove si diplomò nel 1914. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, Shors si arruolò nell'esercito zarista come assistente medico e fu assegnato alla 3ª Divisione di Artiglieria Leggera vicino a Vilnius. Si distinse per il suo coraggio e la sua abilità, ma fu ferito in battaglia nel 1915. Shors aveva soltanto 20 anni. Dopo il recupero, si iscrisse alla scuola militare di Vilnius, che era stata evacuata a Poltava, e si laureò nel 1916. Fu promosso a sottotenente e inviato al 142° reggimento di fanteria sul fronte rumeno. Dopo la rivoluzione di febbraio del 1917 fece un corso di capotrincea presso lo Stato Maggiore del Nono Esercito. Nel maggio dello stesso anno fu evacuato a Simferpol per malattia e poi tornò di nuovo a casa a Snofsk. Nel febbraio del 1918, dopo la rivoluzione d'ottobre e l'occupazione tedesca dell'Ucraina, Shors formò un distaccamento di partigiani ucraini, composto da contadini e disertori, che operava nelle foreste tra Ucraina, Polonia e Bielorussia. Il suo distaccamento si unì all'Armata Rossa e prese il nome di Reggimento Bohun, dal nome di un famoso atamano cosacco del XVII secolo. Shors divenne il comandante del reggimento e lo guidò in numerose battaglie contro le forze controrivoluzionarie, tra cui i nazionalisti ucraini, i bianchi, i polacchi e i tedeschi. Il suo obiettivo era di difendere la Repubblica Sovietica Ucraina e di unirla alla Russia Sovietica in nome della fratellanza proletaria. Shors era amato dai suoi soldati che lo chiamavano il padre e rispettato dai suoi nemici che lo temevano per la sua audacia e la sua strategia. Era anche un uomo colto e idealista, che scriveva poesie e lettere e che sognava di costruire una società nuova e giusta attraverso la rivoluzione bolscevica. La sua vita fu breve ma intensa. Morì il 30 agosto 1919, a soli 24 anni, in un'imboscata vicino al villaggio di Biloštija, in Volinia. Il suo corpo fu portato a Kiev e sepolto con onori militari. Dopo la sua morte, Shors divenne un simbolo della rivoluzione e un modello per i giovani comunisti. La sua figura fu celebrata in film, opere, canzoni e monumenti. Ancora oggi il suo nome è ricordato come quello di un eroe del popolo e di un martire della causa sovietica, oggi molto amato in Russia ed odiato nell'attuale Ucraina. Тихом океане свой закон.